la favorita, gioco non ancora chiuso, comunque sicuramente chiuderà sotto la pari. Si va in partenza, un momento abbastanza importante anche per la più attesa del campo, che proverà sicuramente una buona partenza. Invece Rea Silvia Est inconsuetamente non riesce a scattare nel migliore dei modi, ed è così Romelias la più veloce in avanti, ma stava provando la grande partenza Rising Star numero 13, ma ha sbagliato, e quindi in avanti il numero 5 di Romelias, poi a seguire Regale, il Radar Rock, insomma Rea Silvia Est, che sembra un po' navigare per linea esterna, la vedete in seconda paria, dunque Romelias, Regale, poi Radar Rock, che è sposta in anticipo su Rea Silvia Est, che ne prende la scia, dunque i cavalli vanno ad imboccare la penultima piegata, insiste Radar Rock e riesce a scavalcare Romelias, dunque il 3 anni di Giuseppe Messineo e il nuovo Battistrada sembra già in difficoltà, Romelias scavalcato anche da Regale, i cavalli si stanno avvicinando al passaggio del primo chilometro con Radar Rock Battistrada, l'andatura si mantiene piuttosto sostenuta, 15 scarsi, molto scarsi sul mio cronometro, si va davvero forte, ciò spiega almeno in parte le difficoltà di Rea Silvia Est, comunque davvero molto molto deludente. La favorita 1,90 sembra ormai fuori gara per la vittoria, mentre il Regale con Mimmo Zanca ha preso decisamente il largo nei confronti degli avversari guidati da Radar Rock, davvero dispersione per Massimo Zanca e per Regale, che vanno a dominare a quota di 3,93 questa corsa nel più facile dei modi. È crollato letteralmente Reto Cordon Rock e quindi Radar Rock, quindi al secondo posto vediamo filtrare il numero 9, mentre per la terza piazza il numero 5, dunque dovrebbe essere vittoria per Regale, Massimo Zanca 3,93 la quota, secondo posto per Ribello RS e terzo per Romelias. Comunque andiamo a rivedere l'arrivo di Regale, i colori sono quelli del signor Sergio Carfagna, il training di Domenico Zanca, la guida di Massimo Zanca, secondo posto per Ribello RS, a terza moneta, andiamo un po' a rivedere per il numero 5 di Romelias, fuori quadro, la favorita Rea Silvia Est, dunque 1-9-5 l'ordine d'arrivo ufficioso della settima corsa di Palermo.